Non siete contenti a livello economico del vostro attuale lavoro e vorreste trovarne uno migliore che vi paghi di più, ma non sapete come fare? Beh, allora siete finiti nel video giusto, perché in questo video vi condividerò 5 consigli molto utili e molto semplici da applicare per trovare un lavoro migliore che vi paghi di più. Iniziamo subito dopo la sigla, via! Eccoci qui, benvenuti ragazzi e ragazze, io sono Alessandro Moretti, il founder di Metaskill.com, la prima piattaforma di e-learning in Italia dedicata esclusivamente alle professioni più richieste e pagate nei settori digital, business e finance. Venite a provare la nostra piattaforma appena uscita, qui sotto in descrizione c'è il link, ci cliccate, entrate dentro e potete studiare tantissimo. Sono tanti percorsi gratuiti ma anche tanti professionalizzanti a pagamento, insomma veramente c'è un mondo da scoprire per imparare cose nuove. Qui sotto in descrizione c'è il link, cliccateci e non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto a questo video, attivate la campanellina vicino così ogni volta che esce un nuovo video lo riceverete e non vi perderete niente di niente, e condividete questi video perché tante persone sono lì che cercano lavoro, non sono soddisfatti della propria posizione lavorativa e potrebbero essere veramente utili a tanti, quindi condividete e fateci sapere qui sotto nei commenti che cosa anche ne pensate. Siamo aperti a tutto, al dibattito e a fare anche nuovi video per rispondere alle vostre domande. Ora è arrivato davvero il momento di iniziare, cominciamo con questi 5 succulenti consigli per trovare lavori più remunerativi. Consiglio numero 1. Tante persone si fossilizzano sulla propria posizione lavorativa, sul lavoro che già ricoprono. Sono lì e continuano a fare sempre lo stesso lavoro sperando che un giorno arrivi il capo, magari neanche gli sta simpatico, che decida di premiarlo con uno scatto di carriera, una promozione, qualcosa. Puntualmente continuiamo a fare sempre le stesse cose, sempre lo stesso lavoro, non impariamo niente di niente, poi quella promozione non arriva perché siamo lì che speriamo e continuiamo a fare lo stesso lavoro per tutta la vita. Questa è una situazione che capita a molti, quindi il primo consiglio è proprio, visto che molti si trovano in questa situazione, è quello di studiare. Cioè, che non è banale, non è scontato, perché molti dicono vabbè, studiare, ma che significa studiare? Lo so che devo studiare. In realtà non è così, perché tanti credono che una volta che hanno iniziato a lavorare, poi lo studio finisce lì, no? Tanti dicono non vedo l'ora di finire l'università, così finisco di studiare e non ci penso più. No! Anche mentre lavorate dovete sempre studiare per acquisire nuove competenze, che non vuol dire, attenzione, andare in settori completamente diversi, perché nuove competenze possono essere acquisite anche in relazione alla professione che facciamo, al lavoro che facciamo. Facciamo un esempio, parliamo proprio della finanza, il mio da dove ho iniziato, no? Ho iniziato come trader, ma ho imparato, non mi sono focalizzato solo e soltanto sul trading, ho imparato tutta l'analisi tecnica, ho imparato l'analisi fondamentale, ho imparato la consulenza finanziaria indipendente facendo un master che mi ha permesso, tutte queste cose mi hanno permesso di avere una conoscenza a 360 gradi nel mondo della finanza e mi hanno aperto le porte a diverse opportunità. Io ve l'ho riportato nel mio contesto finanziario, ma voi cercate di portarlo nel vostro specifico contesto. Vi faccio un altro esempio: magari fate i programmatori, no? Quindi conoscete bene la programmazione, state lavorando per un'azienda che però vi paga poco, vi paga normale, vorreste guadagnare di più perché vi sentite che meritate di guadagnare di più, no? Perché siete bravi e tutto. Ora, magari conoscete la programmazione tradizionale, quella base, quella standard. Adesso io non sono esperto di programmazione, però magari avete quelle conoscenze che un po' hanno tutti quanti, quindi siete un po' come tutti gli altri e questo non vi dà valore, no? Anche se siete bravi, però l'azienda dice vabbè, ma se mai vai via tu, adesso ne prendo un altro uguale che sa fare le stesse cose, magari anche più bravo, no? Quindi fanno fatica in quel caso a darvi di più. Ecco, dall'altra parte però potreste dire ok, io so far questo, lo so far bene, ho tante competenze, però tanti altri sanno fare quello che so fare io, come posso ampliare il mio campo di azione, il mio campo di competenze per acquisire valore sul mercato? E lì ci si ricollegano già due temi importanti, che sono ad esempio la blockchain e il metaverso. Parlo di questo perché sapete, stiamo sviluppando un progetto, quindi ci sto dentro a queste esigenze qui. Abbiamo una società di sviluppo proprio gaming che io mi interfaccio, parlo con questi sviluppatori e hanno veramente tante competenze trasversali nel campo della programmazione. Ecco, parlo anche con una società di sviluppo blockchain e lì sono tutti dev, tutti programmatori che hanno però poi competenze in campo blockchain. Quindi uno potrebbe dire ok, approfondisco la blockchain,
la programmazione in blockchain per poi entrare su questo specifico mercato di programmatori blockchain, che ce ne sono pochi, le aziende li stanno cercando e visto che sono pochi e la domanda è alta, li pagano di più. E uno può lavorare anche in smart working con aziende dall'estero, in America, in Europa, da tutte le parti del mondo, con stipendi che sono poi magari più alti rispetto a quelli italiani, per farvi un esempio. Oppure dev di metaversi, tutta la parte grafica dei metaversi, lì bisogna saperli programmare in Unity, in Unreal, sono diversi linguaggi che uno deve imparare, e se uno lo sa fare, adesso stiamo andando in quella direzione lì, le aziende stanno investendo parate di milioni, di miliardi di dollari, è sicuramente interessante perché ci sono figure, ce ne sono poche e la richiesta inizia ad essere importante. Quindi ecco, solo per farvi un esempio, mi ricollego a queste perché ci stiamo dentro nello sviluppo del nostro progetto, quindi capisco bene quanta fatica si fa a trovare queste figure e quanto poi bisogna poi pagarle, no? Dentro metaskill.com, nella nostra piattaforma, ad esempio qui sotto in descrizione avete il link, abbiamo due master proprio per questo in Metaverse Developer e Blockchain Developer, che abbiamo fatto in collaborazione con le aziende specializzate in questi due campi, perché le aziende stesse mi hanno detto: ok, facciamo il master, noi lo realizziamo, i migliori studenti poi gli diamo la possibilità di lavorare con noi se ci servono, perché comunque noi stiamo crescendo, ci serviranno, meglio prendere persone che già conosciamo, no? Quindi si creano anche questi circuiti interessanti. Qui sotto in descrizione sono i link, i master devono ancora partire, quindi potete tranquillamente candidarvi, iscrivervi e avere più informazioni. Questo giusto per farvi degli esempi. Quindi studiate, acquisite nuove competenze che non devono essere semplicemente tecniche o solo tecniche, più che semplicemente possono essere anche trasversali, quindi quelle che vengono definite le soft skills o human skills. Quindi ad esempio io potrei acquisire nuove competenze lato gestione di gruppi, piuttosto che leadership. Tutte queste cose qui sono importanti. Organizzazione personale, produttività personale, essere più produttivo. Se imparo ad essere più produttivo, do un valore all'azienda per cui lavoro, che quindi magari lo apprezza e magari mi propone un aumento di stipendio, oppure magari trovo aziende disposte a pagarmi di più. Ecco, quindi non solo hard ma anche soft skills. Anche le soft skills ne trovate tantissime dentro la nostra piattaforma di Metaskill, sotto in descrizione, anche lì ce ne sono tante. Magari ad alcuni interessano più soft skills, ad altri tipi di soft skills, ma ce ne sono davvero tante. Il secondo consiglio che mi sento di darvi è quello di prendere l'iniziativa. Non vivete in maniera passiva il mondo del lavoro, il mondo della formazione. Non è ma poi lo farò, poi farò un master, poi un giorno farò quel master lì, ma adesso no, non è il momento perché c'ho il gatto che c'ha la febbre, no, adesso non è il momento perché tra 2 mesi devo andare in vacanza, no, adesso non è il momento perché sto facendo un progetto al lavoro, no, adesso non è il momento perché sto trovando la fidanzata, il fidanzato. Cioè, non cerchiamo il momento giusto, non la viviamo passivamente. Oppure no, ma aspetto, tanto il lavoro arriverà, quindi non solo formazione, anche lavoro, no? Tanti dicono: no, vabbè, ma alla fine mi arriverà, vedrai che ti arriverà l'opportunità lavorativa. Ma arriverà da dove? Cioè, se tu non te la cerchi, non la cerchi attivamente, da dove arriva l'opportunità lavorativa? Le opportunità bisogna crearsele. Se non avete neanche un profilo LinkedIn e non vi conosce nessuno, per fare un esempio, ma chi ve la dà l'opportunità lavorativa? L'azienda dove lavorate, che magari non sanno neanche, a parte il tuo collega, gli altri non sanno neanche chi sei e quello che fai, se l'azienda magari è grande. Cioè, non potete vivere così passivamente la vita, perché altrimenti vi ritrovate tra 30 anni che fate sempre lo stesso lavoro, sempre insoddisfatti, sempre ancora a lamentarvi e sempre in attesa di: no, adesso però andrò in pensione tra 10 anni, però adesso si libera quel posto che forse me lo danno, poi quel posto non ve lo danno, e allora voi lì vi lamentate. Non va bene, cioè fate una vita di sofferenza continua così, no? Ok, quindi cercate di essere intraprendenti, proattivi, sia nella formazione ma anche nel ricercare lavoro. Non vi focalizzate, fossilizzate su quello che già state facendo. Quindi formazione, bene, cercate, una volta che trovate qualcosa che vi interessa, qualcosa che vi stimola, subito, immediatamente, fatelo. Bisogna darsi da fare, non aspettare, oppure ci penserò, poi non iniziate mai, no? Io per esempio, quando ho preso il master a livello internazionale in analisi tecnica, che in Italia abbiamo in 2-3 persone, quindi molto difficile, erano anni che non riuscivo ad iniziarlo mai, no?
a un certo punto mi sono iscritto, cioè mi sono candidato, quindi ho fatto tutta la procedura per l'application, ho pagato e da lì mi avevano dato la deadline, tipo 31 marzo deadline per consegnare il progetto, altrimenti io non potevo farlo. Il progetto ovviamente già ce l'avevo, dovevo metterlo nero su bianco, e mi sono messo, una volta che avevo, che mi ero iscritto, da lì ho iniziato. 31 marzo dato, ho consegnato il progetto, un mese dopo mi hanno premiato. Ok, se non mi fossi iscritto, stavo lì ad aspettare, aspetta, non lo facevi mai. Quindi anche lì, tante volte, trovate il master che vi piace, il percorso che vi piace, boom, iscrivetevi, fatelo. Una volta che vi siete iscritti, poi da lì è il vostro commitment nel fare quel percorso. Quindi vi mettete giù e iniziate, e dopo 6 mesi, 7, dipende quanto dura il percorso, avete acquisito quelle competenze che magari mai... vi immaginavate prima. Però se non vi date da fare, sicuramente quello non succede. Lo stesso a livello lavorativo, datevi da fare. Avete acquisito delle competenze? Cercate le aziende che ricercano quelle competenze lì, o cercate le posizioni lavorative per quello che sapete fare voi, e non abbiate paura di cambiare lavoro. Tanti dicono: ah no, cambiare lavoro mai nella vita, adesso c'ho il contratto. Ma che dite? Che cosa state dicendo? Dovete cambiare lavoro o provare a cambiare lavoro. Non è più il 1990-1980, ciao ragazzi, pronti? 2022. Aziende sono dinamiche, il mondo è dinamico, è tutto più veloce, è tutto più flessibile, non c'è il posto quello, ciò e quello lì, devo rimanere per 40 anni, se no sono un pirla. No, non è così. Tra l'altro sono uscite le statistiche, i maggiori aumenti di stipendi e i maggiori scatti di carriera sono stati fatti vengono fatti dalle persone che cambiano più frequentemente lavoro, che non significa cambiarlo una volta a settimana. Provate a cambiare lavoro, perché imparate cose nuove, prendete nuovi stimoli, oltre che negoziate lo stipendio per andare via. E lì quelle figure che si spostano di più sono quelle che poi riescono alla lunga a guadagnare stipendi molto più alti, perché se rimanete sempre nella stessa... Io avevo iniziato a 18 anni che facevo l'operaio, all'inizio però prendevi quello, quindi lo scattino a 20 euro, a 20 euro di scattino contrattuale ogni 2 anni quando arrivi. Quando? Oggi non è più, oggi guadagno più del direttore dell'azienda. Anche lì cambi, o aumenti lo stipendio di qua, aumenti lo stipendio di là, aumenti lo stipendio su, giù, alla fine ti porti a casa una bella differenza rispetto a quello di partenza, che nella stessa azienda magari non avresti mai potuto ottenere. Consiglio numero 3. Non fossilizzatevi sui percorsi tradizionali e basta. Tanti, l'unico percorso di studi che hanno è l'università. L'università, quindi dicono: ok, ma se io lavoro, come faccio a fare l'università? No, non è che per acquisire nuove competenze bisogna fare un percorso universitario. Se l'hai fatto da giovane, va bene, l'università. Se non l'hai fatta, è inutile a 30 anni, 40 anni fare l'università per acquisire delle competenze, perché l'università ti dà tante competenze in diversi settori, sono programmi lunghi. L'università è fatta per i ragazzi che escono prendono il diploma e poi vogliono prendere la laurea. Non ci possiamo andare a 40 anni che già lavoriamo, abbiamo già delle esperienze, perché tante cose non ci servono. Non ci servono per fare esperienza, non ci servono per acquisire niente. Quindi tante volte dobbiamo andare, se già lavoriamo e vogliamo cambiare lavoro, dobbiamo acquisire delle competenze mirate, specifiche. Non serve l'università in quel caso, non serve fare altri percorsi, perché sennò poi vi vedete quella montagna enorme dei programmi universitari che durano anni e sono tantissimi esami. Uno dice: no, ma io non ce la farò mai tutto questo tempo a studiare, un sacco di soldi. Perché poi tanti dicono: il master, un master 5.000 euro è tanto, ma 2 anni di università quanto ti costano? 3 anni di università quanto ti costano? E quanto ci metti a farli? Quanto devi studiare? E quante cose inutili devi studiare? Quindi percorsi tradizionali non sempre servono, soprattutto per le professioni più moderne, che vanno alla velocità della luce, ci sono sempre cose nuove. Tra che leggi il programma dell'università e inizi a fare il primo esame, è già cambiato tutto il mondo moderno. Quindi per tante professioni, soprattutto quelle più moderne, andate diretti sui percorsi non tradizionali. Se io sto nell'ambito finanziario e voglio imparare il day trading, vado e faccio un percorso, un master per imparare il day trading. Se voglio diventare consulente finanziario indipendente e ho già delle competenze, non è che vado a rifaccio economia, 5 anni di economia, vado diretto ad acquisire quelle competenze, boom, 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 1, 2, 3, 4, 5 che mi servono per iniziare a fare quel lavoro, e poi dopo il resto lo imparo strada facendo. Ok, questo è il messaggio. Consiglio numero 4, importantissimo questo: non abbiate paura di fare, di provare, perché tanti dicono:
ok, se faccio quello e poi non mi piace, e poi non sono soddisfatto, studio quel master ma poi non sono soddisfatto, oppure studio quel master e poi non riesco a trovare lavoro per quella professione lì, oppure faccio quella professione lì, quindi cambio lavoro, faccio quella professione e poi non mi piace, poi non sono soddisfatto e poi mi accorgo che mi piace un'altra cosa. Non succede niente, non succede niente, ragazzi. Oggi mi dico, tanti mi dicono, ma tu immaginavi 15 anni fa di oggi di essere qui a fare quello che fai? Ma mai nella vita, 15 anni fa non esisteva neanche la blockchain, non esisteva il metaverso, non esisteva le piattaforme di e-learning, non esisteva niente di tutto questo. Non esisteva la consulenza finanziaria indipendente, mai avrei pensato di ma era proprio impossibile. L'unica cosa che ho fatto è stata quella di fare. Ho fatto tantissime cose, ho imparato tantissime cose nuove, ho visto quelle che mi piacevano, ho scelto piano piano, via via, la mia strada, che una volta dico ok, volevo farò quello, poi dico no, allora questo è più bello, questo qui, questa attività qui la fa quest'altra persona, faccio quest'altro. Se vi piace avete svoltato, perfetto. Se non vi piace, perfetto, avete acquisito competenze che sapete che non vi piacciono, ma qualcosa ve lo riporterete dietro, che vi porterete dietro per un altro lavoro magari. Fate un lavoro, cambiate lavoro, quel lavoro però non mi piace, dopo un po' ve ne accorgete se vi piace o non vi piace. Però non mi piace, vorrei cambiare. Cambia, perfetto, hai acquisito delle competenze, hai capito che quello non ti piace, farai un'altra cosa. Oppure ti piace, ma trovi una cosa che ti piace ancora di più e allora vai, studi e la migliori, acquisisci le competenze e vai a fare quel lavoro lì. Cioè un evolvere. Faccio oggi il 18 anni, inizio, faccio l'influencer o il calciatore, ma mai nella vita voglio fare tutto. Parto dal presupposto che lo faccio tutta la vita. Lo faccio fin quando mi piace farlo, fin quando ho quegli stimoli per poterlo portare avanti in maniera soddisfacente, per aiutare le altre persone, per dare valore. Se perdo gli stimoli e non lo faccio, non sono più in grado di farlo a quel livello lì, allora basta, cerco qualcosa di nuovo. Magari trovo, mentre lo faccio, trovo qualcosa di nuovo che mi piace di più e vado lì. Però per andare da A e B devi passare per lo studio e poi vai lì, provi e poi vedi dove andare. È un continuo divenire, non c'è fai questo, lo fai per tutta la vita, che così stai tranquillo. E non stai tranquillo per niente, perché poi gli stimoli passano. Quindi la cosa assolutamente da non fare è quella di pensare che la nostra carriera sia scritta. Quindi inizi qua e arrivi fino lì a 40 anni. Cioè, no, ma mai. Cercate di, anche qui ritorniamo poi al consiglio precedente, fare, darvi da fare, cambiare, provare, sperimentare, fare passi avanti, fare passi indietro, perché sono tutte esperienze che vi riportate poi dietro, non è tempo perso, ok? Questo è veramente importante. E per finire, consiglio numero 5, se avete delle competenze, se avete acquisito delle competenze specifiche, poi cercate di certificarle. Tanti per esempio mi dicono no, io con la cyber security vado alla grande, sono tecnico, mi piace queste cose qui, ho già un lavoro, bello, so fare tutto. Ok, perfetto, ma hai delle certificazioni che certificano che tu sai fare? No, certificazioni no, ma intanto non mi servono, io già so fare tutto. No, ecco, questo per esempio non è bene, nel senso, va bene che sapete fare una cosa e avete delle competenze, ma appunto perché sapete farlo, certificatele. Cioè, fate degli esami che vi danno delle certificazioni per quello. Perché se andate a fare un colloquio per un'azienda che sta selezionando tante persone che stanno tutte lì che dicono di essere brave, avere quel certificato che gli altri non hanno, magari all'azienda all'inizio dice ah, però questo è anche il certificato, quindi sto più tranquillo, che okay, magari è meglio degli altri. Quindi se sapete fare delle cose, certificatele, oppure se studi, quando studiate per un master o una qualsiasi cosa, se c'è una certificazione ancora meglio. Ad esempio noi su Metaskill ci siamo impegnati a trovare, per ogni master che facciamo ci abbiniamo vicino una certificazione internazionale, quindi uno fa qualsiasi master, fa, può prendere vicino, vi accompagniamo anche a prendere quella certificazione che certifica quelle specifiche competenze. Ad esempio sulla cyber security ci sono tante certificazioni riconosciute a livello internazionale, come l'Ethical Hacker, certificazione per essere Ethical Hacker, piuttosto che Cyber Security Expert, tutte queste cose qui sull'Information Technology, ce ne sono veramente tante. Quindi avere anche, studiare va bene, ma avere anche delle certificazioni che certificano quello che sapete fare, date da istituti internazionali riconosciute, anche questi, è fondamentale. Cioè noi non le diamo noi le certificazioni, vi prepariamo per poi andare a prendere quelle certificazioni lì internazionali, che poi vi permettono di distinguervi da tutti gli altri. Quindi questo è veramente fondamentale. Guardate, pensate anche lì, lo riporto sul mio caso, analisi tecnica. Tutti dicono, io sono un grande fenomeno di analisi tecnica. Nessuno ha le certificazioni. Nessuno ha le certificazioni, né italiane né internazionali. Io, quando ho iniziato,
Io ho detto, sapevo far trading, sapevo l'analisi tecnica, poi ho detto, ma sai che c'è? Visto che ho le persone che mi seguono, è un dovere per me certificare le mie competenze. Poi va bene che non, prendere la certificazione non vuol dire essere più preparato, ma è un dovere verso le persone che ti seguono. È anche una caratteristica che ti distingue magari se avessi voluto andare a fare colloqui per altre aziende. Prese queste certificazioni, cambiato tutto. La gente dice, ma perché devo seguire uno che tira le righe a caso, che parla di cose a caso, che non ha neanche mezza certificazione? Allora, lui questo, le cose le sa, è bravo, in più anche le certificazioni, perfetto. Idem se volevo andare a lavorare per altre aziende. Sono caratteristiche che ti distinguono da tutti gli altri. Quindi ragazzi, mi raccomando, sapete far qualcosa, cercate di prendere delle certificazioni. Su metaskill.com in descrizione trovate il link, e lì ci sono anche dei corsi specifici che vi preparano per specifiche certificazioni, come ad esempio appunto l'Ethical Hacker, l'Information Technology, per diventare Scrum Master, insomma ce ne sono diverse, le trovate tutte quante nel nostro sito. Siamo arrivati alla fine di questo video, fatemi sapere insomma che cosa ne pensate di questi consigli, scrivetelo qui sotto nei commenti, condividete il video perché tante persone potrebbero non sapere quelle cose di cui abbiamo parlato e potrebbero beneficiare di questi consigli. Iscrivetevi al canale cliccando sul tasto iscriviti che trovate qui sotto, attivate la campanellina così sarete aggiornati quando esce un nuovo video e non ve lo perderete, e veniteci a trovare su metaskill.com. Noi ragazzi e ragazze ci vediamo alla prossima, ciao!